Isola dei Famosi, Laura Maddaloni è stata smascherata dopo le pesanti accuse lanciate contro Nicolas Vaporitis, ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. Ricordiamo infatti che alcuni giorni fa, dalla diretta proprio del reality show condotto da Ilary Brasi, Laura ha accusato Nicolas di aver alzato le mani contro di lei durante la prova della pelota honduregna. L'attore poi si è lasciato andare a un durissimo sfogo contro la moglie di Clemente Russo. Ma c'è un'ultima ora, ci sono dei video che smascherano proprio la moglie di Clemente Russo. Quindi ragazzi, questa sera, udite udite, ne vedremo delle belle. Perché il regista è rimasto alquanto scioccato di questa accusa, ovviamente gravissima, nei confronti di Laura a Nicolas e quindi si è confidato anche con gli altri naufraghi. I fratelli Tavassi e Carmen Di Pietro assolutamente non credono alle parole di Laura e che Nicolas avrebbe fatto questo cattivo gesto. Sui social poi si è diffusa la caccia alla verità e sono stati ragazzi recuperati dei video con le prove in cui è emersa proprio la verità, ossia che non è stato assolutamente Nicolas a mettere le mani addosso a Laura. Non solo, si vede proprio il momento in cui Nicolas cerca di liberarsi di Laura, ma assolutamente non gli mette le mani addosso, anzi è Laura che cerca di trattenerlo. Vede infatti proprio dalle immagini che la moglie di Clemente Russo è avvinghiata al corpo di Nicolas per cercare di bloccarlo nel gioco. Quindi, quale sarebbe il momento a cui si riferisce la bella Laura? Lo scopriremo sicuramente oggi nella puntata dell'Isola dei Famosi, perché oltre a questo argomento che se ne discuterà anche tanto, ci saranno delle nuove entrate, tra cui Mercedes Engers e Maria Laura De Vitis con Fabrizia Santarelli. Questo e tanto altro nella puntata scoppiettante dell'Isola di Famosi. Io vi aspetto come sempre nei commenti, se vi va scrivetemi quello che pensate.